phishing è una truffa che avviene nel mondo online, in cui si cerca di ingannare la vittima fingendosi ente o società, imitando i contenuti delle loro comunicazioni, al fine di recuperare informazioni personali come username, password o carte di credito. È consigliabile non cliccare mai i pulsanti contenuti nella comunicazione, ma controllare sempre l'intestazione delle mail per verificare la reale provenienza del messaggio, analizzando l'header delle mail ricevuta. Il phishing si diffonde solitamente tramite una comunicazione digitale, ovvero via email, via SMS, tramite un social network come ad esempio Facebook, Twitter ed altri, o sulle principali piattaforme di instant messaging come WhatsApp e Telegram. Generalmente gli attacchi di phishing sono accomunati da alcune caratteristiche. Errori ortografici nel messaggio. Sebbene le mail di phishing siano sempre più sofisticate e difficili da riconoscere come tali, non sono mai perfette al 100%. Comunicazione di una sospensione o blocco di un account senza alcuna spiegazione. Sollecitano l'esecuzione di un'operazione entro una data di scadenza fittizia. Contengono URL con domini diversi da quello originale dell'ente. Richiedono informazioni private. Come proteggersi dal phishing? Ricorda sempre che nessun ente, azienda o associazione chiede informazioni personali e riservate tramite email, come il numero della carta di credito o la password. Inserisci i dati personali, aziendali o riservati solo su portali e siti web ufficiali, già usati e conosciuti. Verifica sempre le richieste di pagamento che vengono fatte tramite email, soprattutto se inaspettate. Utilizza diversi indirizzi email per le comunicazioni. Creane uno per gli account ufficiali e un altro da utilizzare, ad esempio per l'iscrizione a siti web o newsletter commerciali o non autorevoli. Cosa fare in caso di phishing? Se, ad esempio, si ricevono comunicazioni sospette con mittente riconducibile apparentemente ad Aruba, consulta la pagina degli avvisi Aruba all'indirizzo avvisi.aruba.it. Clicca su Verifica segnalazione. Attraverso questa pagina potrai confrontare il messaggio ricevuto con quelli già censiti dall'assistenza Aruba e, se non presente, potrai segnalarlo tramite l'apposito form raggiungibile cliccando su Segnala abuso.